Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video in cui vi mostro come installare iOS 7 beta 4 sul vostro dispositivo senza bisogno di un account sviluppatore o senza bisogno dell'UDD registrato. Prima di tutto però ci tengo a dire che se il vostro dispositivo monta già una versione di iOS 7, per aggiornarlo alla beta 4 non dovete seguire questo video, bensì quest'altro video, perché appunto questa guida che state vedendo ora serve solamente per coloro che sul proprio dispositivo hanno installato iOS 6.1.4 o inferiori. Quindi per tutti coloro che hanno già una versione di iOS 7 non devono seguire questo video, ma quest'altro video. Mentre per tutti coloro che, come nel mio caso, hanno una versione di iOS 6.1.4 o inferiore, devono seguire questo video. Detto questo, iniziamo con la guida. Come prima cosa vi servirà iOS 7.0 beta 4 e iOS 6.1.4 se avete un iPhone 5 o iOS 6.1.3 se avete qualsiasi altro dispositivo. I link di download li metto come sempre nella descrizione, aggiungerete a questa pagina e scorrendo giù troverete come prima cosa il download di iOS 6.1.4 nel caso avete un iPhone 5 oppure 6.1.3 per tutti gli altri dispositivi, e voi semplicemente cliccando sul numero del vostro dispositivo potrete scaricare sia iOS 6.1.4 sia vi servirà anche iOS 7 beta 4, sempre con il principio dei numeri. Però c'è un problema. Come vedete, per esempio, nell'iPhone 5 ci sono due versioni, l'iPhone 5.1 e 5.2. Come si fa a sapere che versione di dispositivo si ha? Nel mio caso, ripeto, ho un iPhone 5, ma devo sapere se è un 5.1 o 5.2. Per scoprirlo è molto semplice. Come prima cosa bisognerà collegare il nostro dispositivo al computer via cavo USB e scaricare dal link che vi metto in descrizione l'applicazione Redsno, disponibile sia per Mac che per Windows, e una volta scaricata dovremo semplicemente aprirla. Ora aspettiamo che ci riconosca il nostro dispositivo, eccolo qua, iPhone di BlackGeek. Clicchiamo Extras, Even More, Identify e ci troverà tutti i dati relativi al nostro dispositivo, che ovviamente io ho coperto. Scorrendo giù troveremo la voce Product Type e affiancato alla voce Product Type il nome del nostro dispositivo e affiancato il numero, quindi in questo caso è un iPhone 5.2. Quindi una volta scoperto il codice clicchiamo OK, Quit, torniamo sul browser e possiamo scaricare iOS 6.1.4 per l'iPhone 5.2 e iOS 7 beta 4 sempre per l'iPhone 5.2. In questo caso voi ovviamente scaricate il firmware del vostro dispositivo. Una volta scaricati questi due file saranno questi due e come prima cosa bisognerà aprire iTunes, andare sul nostro dispositivo e come prima cosa bisogna ripristinarlo ad iOS 6.1.3 o ad iOS 6.1.4. Anche se avete già, come nel mio caso, iOS 6.1.4, bisogna fare un reset completo del sistema. Per farlo, se siete su Windows tenete premuto il tasto Shift, mentre se siete su Mac tenete premuto il tasto Alt della tastiera, e mentre tenete premuto questo tasto cliccate su Ripristina iPhone. E a questo punto scegliamo il nostro iOS 6.1.4 nel caso di un iPhone 5 o iOS 6.1.3, ripeto, per qualsiasi altro dispositivo. Clicchiamo apri e ora clicchiamo su ripristina e molto semplicemente attendiamo il processo di ripristino. E una volta finita la procedura di ripristino dovremo semplicemente sbloccare il nostro dispositivo e eseguire la configurazione iniziale. Mi raccomando, è fondamentale. Arrivati a questo punto dovete assicurarvi di configurarlo come un nuovo iPhone, altrimenti la procedura fallirà. Finito di configurare l'iPhone, configuriamolo anche sul computer. Mi raccomando, è fondamentale scegliere configura come nuovo iPhone, altrimenti la procedura fallirà. E una volta finito clicchiamo inizia. Perfetto, a questo punto abbiamo il nostro dispositivo che monta una versione pulita di iOS 6.1.3 o 6.1.4 e siamo pronti per aggiornare ad iOS 7. Per farlo è molto semplice. Come prima
Basta tenere premuto il tasto Shift se siamo su Windows o il tasto Alt se siamo su Mac della tastiera, e mentre teniamo premuto questo tasto dobbiamo cliccare su Verifica aggiornamenti. Mi raccomando, non cliccate su Ripristina perché sennò l'iPhone vi darà un errore. Dovrete cliccare su Verifica aggiornamenti e questa volta scegliere iOS 7 Beta 4 e clicchiamo Apri e successivamente Aggiorna. E anche qui attendiamo lo stesso identico procedimento di prima. E come vedete, una volta finito verrà installato iOS 7. Anche qua sblocchiamolo ed eseguiamo la configurazione iniziale. E come potete vedere siamo riusciti ad installare iOS 7 Beta 4 con successo sul nostro iPhone, iPod Touch o iPad. Io spero che questo video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di seguirmi su Twitter e su Facebook. Un saluto, ciao a tutti!